Una partita importante, una vittoria importante, la prima è sempre un po' la scoperta di se stessi, la scoperta degli avversari e quindi il precampionato sicuramente buono che abbiamo fatto, soprattutto nel momento in cui è arrivato Stone e ha recuperato Goss, non era sufficiente, tanto è vero che oggi si è visto, quando ci sono due punti in campo, in palio, le cose cambiano, aumenta la tensione, aumenta lo stress, pur avendo magari una squadra in alcuni elementi molto esperti, però è inevitabile che l'esordio è sempre un po' così. E quindi siamo particolarmente contenti perché non abbiamo giocato una grande partita e quindi abbiamo vinto pur vedendo che ci sono tante cose da migliorare, però insomma una qualità di una squadra è estremamente importante, riuscire a vincere anche quando non giochi in modo ottimale, non giochi particolarmente bene, vuol dire che hai delle risorse, delle qualità non solamente tecniche ma soprattutto morali che ti fanno essere fiducioso. Per quanto riguarda la stagione della Reyer, l'anno scorso credo che la Reyer ha fatto un campionato al di sotto delle aspettative, chiaramente io non voglio parlare di perché non c'ero e quindi non posso sapere del perché e del per come, però la Reyer è una società che comincia a essere ambiziosa, comincia a avere alcuni anni alle spalle di Serie A fatti molto bene, ha giocato alcuni anni soprattutto quando è arrivata in Serie A centrando i playoff e quindi questo diciamo che è l'anno in cui bisogna consolidarsi e cercare di essere in condizione di poter arrivare ai playoff, arrivare alla Final Eight, non perché questo debba essere il risultato finale, ma perché debba essere la condizione per poter arrivare, appunto, scusate il bisticcio di parole, nella miglior condizione possibile per poter vedere se possiamo essere protagonisti contro le squadre migliori. Questa è una squadra che ha tante soluzioni e quindi abbiamo la possibilità proprio di alternare molti giocatori che giocano in più ruoli. Goss che è una guardia tiratrice che però può fare il playmaker, può anche costruire. Due lunghi come Peric e Res che giocano da quattro che però possono giocare assieme e quindi queste sono le soluzioni appunto che poi dopo sta a noi dello staff a scegliere di volta in volta per cercare di girare la partita o magari per consolidare la partita. Oggi ci è riuscito proprio con i due lunghi, con i due numeri quattro in campo, perché questo ci ha dato innanzitutto la possibilità di dare pochi punti di riferimento ai loro centri che si sono trovati abbastanza spaesati con due giocatori che giocavano sempre molto lontano dal canestro. Non abbiamo perso dal punto di vista difensivo, ma abbiamo guadagnato, magari abbiamo avuto un po' meno atletismo, però abbiamo avuto maggiore organizzazione e questo sicuramente ci ha premiato. Ma soprattutto che c'è spazio per tutti e che quindi non c'è assolutamente niente di codificato. E il bello è che hai tanti giocatori a disposizione. Io volutamente voglio sempre giocatori con caratteristiche molto diverse tra di loro, proprio perché nel momento in cui devo cambiare qualcosa non voglio cambiare mettendo un clone dell'altro, perché probabilmente hai bisogno di qualcosa di diverso. Oggi è stato così. Abbiamo parlato di Goss, ma anche Stone è un giocatore che è appena arrivato, deve cercare di capire, ha sicuramente grande qualità, grande talento. Non dobbiamo dimenticare che è un giocatore che negli ultimi anni è vero che viene dall'NBA ma ha giocato molto poco e quindi si deve abituare non solamente al nuovo tipo di pallacanestro che si gioca in Italia e in Europa, ma si deve abituare anche a giocare a lungo e quindi deve diciamo tra virgolette deve imparare. Michele è una garanzia. Lui sicuramente ha goduto del fatto che abbiamo fatto tutto il precampionato senza playmaker e quindi si è assunto tantissime responsabilità. Io sono stato obbligato a farlo giocare e questo è un fatto estremamente importante. Quindi non voglio assolutamente avere dei meriti che lo no, ma erano le circostanze e lui è stato molto bravo a sfruttarle. Adesso ha una sua collocazione nella squadra e soprattutto i compagni di squadra hanno grandissima fiducia in lui. E quindi nel ruolo di playmaker abbiamo due giocatori che possono interpretare il ruolo in modo diverso.